Noi siamo rimasti molto molto colpiti nonostante gli sforzi che abbiamo fatto in questi anni per far capire che peraltro non c'è niente di politico nella vicenda di Cesare Battisti, che è un criminale comune, un assassino, un ladro, una persona che si rifiuta di pagare il proprio conto con la giustizia, e questo ci impedisce di chiudere anche i conti con una stagione difficile della storia italiana. Noi abbiamo ricevuto tante attestazioni di solidarietà da parte del popolo brasiliano, dei cittadini brasiliani, e questo a me sembra un segnale molto importante, perché si rischia di percepire questa come una decisione che sia del Brasile, e invece è la decisione di alcune istituzioni brasiliane, secondo me molto molto spinte da una intelligenza culturale e politica oligarchica che vuole a tutti i costi difendere questo ladro assassino, è una decisione che non è condivisa anche dai comuni cittadini brasiliani, e si rendono conto di un'ingiustizia intollerabile. Personalmente io ritengo che noi non si debba lasciare nessuna strada intentata. Personalmente, ecco, non parlo in questo caso a nome del governo, ma io penso che noi non possiamo accettare la umiliazione che le istituzioni brasiliane stanno facendo alla nostra credibilità, perché dire che Battisti non può essere estradato in Italia perché è a rischio di essere torturato o ucciso, quando noi abbiamo dato i natali al diritto di tutto il mondo, è francamente da parte nostra intollerabile.